Buongiorno, buongiorno amore mio, ciao, patatino, patatino, arrivederci, ciao, arrivederci, qui c'è anche la signorina Gatta Stellina, ciao, che mi evita come al solito, ciao Gatta Stellina, buongiorno anche a te, l'educazione proprio, patatina, e patatina, non vuoi salutare tutti i tuoi fans? Patatina. Denver grida, ma hanno appena mangiato, quindi in realtà non hanno fame. E qui sì, c'è ancora l'albero di Natale che smantellerò la prossima settimana. In realtà, non penso di aver mai avuto un albero, effettivamente, oltre il 10 dicembre, ma sono state delle giornate impegnate, quindi sì, fino alla prossima settimana rimane. E tra l'altro, guardate che splendida giornata, ragazzi. C'è il sole, a me non sembra vero. È praticamente da un mese che non vedevo il cielo azzurro, non sto scherzando, perché qui, appunto, nell'ultimo mese veramente ho visto solo nuvole, quindi mi sembra impossibile vedere il cielo azzurro. Oh mio Dio! Buongiorno, ragazzi! Faccia gonfissima, mi sono appena svegliata, adesso ci trucchiamo assieme. Ho messo soltanto il primer, Marshmallow Primer di NYX. Come fondotinta vado ad applicare il Forever di Dior, versione per pelli miste, la colorazione 1N. Fatemi sfogare un po', ragazzi, ma oggi sono particolarmente arrabbiata. Cioè, tipo, inizio il video, sono arrabbiata, no, ma vi giuro, cioè, ditemi se succede, ma io ne sento parlare spesso di questo problema, quindi immagino, presumo di non essere l'unica, ma sappiate che succede anche qui, cioè nel senso, mi fa imbestialire quando i corrieri o il postino non suona alla porta, ma poi ti arriva direttamente la mail che ti dice: abbiamo tentato di consegnarti un pacco, non eri in casa, quindi vieni al deposito. Ma nel senso, io ero a casa, cioè ogni volta mi arriva l'email. Sempre quando sono a casa tutto il giorno e stavo aspettando il pacco. Infatti ho ordinato, perché mi capita sempre quando sto aspettando pacchi veramente, veramente pesanti. Ad esempio, ogni volta che ordino la lettiera per i gatti, che è pesantissima, ragazzi, cioè sono sacchi da 10 kg, ok? E le crocchette, le scatolette, quindi insomma alla fine il pacco è circa 15-20 kg, ok? Quindi una roba pesantissima. Loro non suonano alla porta ed è già tipo la seconda volta in a row che lo fanno, cioè una dietro l'altra. Non suonano alla porta, io sono a casa, nessuno suona, nessuno viene. Mi arriva direttamente l'email in cui mi dicono: vieni in deposito, ma scusatemi un attimo, no? Ma perché invece di farmi andare in deposito a prendere un pacco da 20 kg, piuttosto non suonate alla porta, che magari vi apro e me lo consegnate subito? Cioè, non sarebbe più semplice fare il vostro lavoro, nel senso, cioè, perché questa cosa veramente, cioè, fosse un pacchetto piccolino, insomma, non è neanche un problema, un po' una perdita di tempo, però non è neanche tanto un problema. Il problema è che questi pacchi, se sentite che ho ancora un po' la voce nasale perché mi sta ancora passando questa influenza, ma quando si tratta di pacchi da 20 kg che io ovviamente da sola non riesco a portare, mi arrabbio davvero tanto, quindi, perché poi devo prendere Uber e andare effettivamente con Uber a ritirarlo, perché altrimenti non, cioè, quindi devo per forza, cioè, spendere perché questo postino non ha voglia di suonare al campanello, ma fa sempre così. Non so se hanno cambiato postino, perché quello di prima non lo faceva e adesso le ultime 2 volte mi fa una rabbia, perché poi qui in Italia almeno effettuano, fanno 2 tentativi di consegna e poi mandano il pacco in deposito. Invece qui ne fanno soltanto uno e tra l'altro è anche impossibile, cioè voi pensavate che le poste in Italia fossero disastrose, ma fidatevi che anche qui non è, cioè io rido per non piangere veramente, ma anche qui non sono messi tanto meglio, perché è impossibile raggiungerli, cioè io ho provato a segnalare questa cosa, avevo mandato una mail, nessuno mi ha mai risposto, sono passati mesi, e poi per segnalare sto fatto del pacco volevo chiamare per dirgli: no, ragazzi, cioè vi prego, sono 20 kg, cioè venite a portarmelo sto pacco, perché io quel giorno che aspettavo la consegna ero a casa tutto il giorno proprio per prelevarlo, e il loro telefono non funziona, cioè non hanno più
un numero, un servizio clienti che puoi chiamare, c'è soltanto quella chat con il bot automatico che ti dà queste risposte preimpostate che secondo me dovrebbe essere illegale perché se hai bisogno di qualcosa raramente riesci a risolverti il problema e per la maggior parte dei casi ti rende ancora più frustrato, almeno a me succede così. E quindi sì, sono particolarmente arrabbiata perché devo andare a ritirare oggi questo pacco da 20 kg tipo e sì, dovrò per forza andare con Uber perché fa letteralmente troppo freddo per muovere la mia bicicletta. Io in inverno non la muovo più, ragazzi, veramente perché mi congelo le mani, mi congelo la gola, prendo freddo, cioè veramente non è fattibile. Che in realtà preferisco questo al fatto di lasciarmi i pacchi quando non ci sono, che poi me li ruba il vicino. Quindi veramente con i pacchetti qui non ho fortuna. Tanti di voi mi hanno detto: Nicole, ma perché non ti fai una casella postale? Nel frattempo, Starbucksino del giorno è sempre quello natalizio, che però purtroppo tra poco non si troverà più, ed è il White Chocolate Mocha, che effettivamente potrebbe essere una buona idea la casella postale. Il fatto è che a me arrivano talmente tanti pacchetti, ragazzi, che a farli arrivare in una casella postale significherebbe un continuo di viaggi tra casa mia e la casella postale, in cui non potrei andare ovviamente in bicicletta perché me ne arrivano tanti 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 di pacchetti, quindi dovrei andare a recuperare le cose, cioè tipo con una macchina, e non è fattibile. La casella postale può andare bene se arriva qualche pacchetto così, ma se sono veramente tanti, no. Anche perché vi dico, ce l'avevo io anni fa qui ad Amsterdam, quando avevo molti meno iscritti, ce l'avevo, ma molto spesso i pacchetti che mi arrivavano non stavano tipo nell'armadietto, ok? E quindi mi chiamavano per dire: vieni a ritirarti tutti questi pacchetti che non abbiamo più dove metterli. Quindi purtroppo non è tanto fattibile questa cosa della casella postale, anche se mi piacerebbe. In realtà mi manca un po' il periodo in cui avevo la casella postale, perché oltre a ricevere i pacchetti dalle aziende che mi arrivano, mi mandavate anche voi i vostri regalini o qualsiasi cosa, ed era bellissima sta cosa. Solo che un paio di volte poi mi sono arrivati dei pacchetti tipo un po' strani, non lo so, molto sporchi, quindi sono un po'. Poi questa cosa mi ha tipo scioccata e non ho più voluto averla perché mi preoccupavo del fatto che ne so che cosa mi manda la gente. Cioè, tipo, io lo so che il 99% di persone che mi seguono siete ragazze come me, ragazzi come me, mi volete bene, però c'è sempre quell'1% che mi preoccupa, tipo, e penso, forse non è proprio il caso di accettare pacchetti dagli sconosciuti, perché non si sa mai. Negli ultimi giorni sto pensando un sacco al fatto che si sta avvicinando Carnevale, ragazzi, perché se non sbaglio quest'anno è presto, a febbraio comunque, e una delle mie cose preferite quando abitavo in Italia era andare a Venezia, anche solo in giornata, ma a Venezia vestita ad ammirare, cioè vestita in maschera ovviamente, ad ammirare tutte le maschere meravigliose veneziane, ed è veramente una cosa che mi manca fare, vi dico la verità. Però non lo so, stavo quasi pensando di tornare in Italia e fare una capatina a Venezia per Carnevale, ma visto che poi i primi di marzo devo ripartire, non so se è tanto fattibile in realtà. Però, visto che qui in realtà nel nord dell'Olanda il Carnevale non esiste, esiste soltanto a sud dell'Olanda, ma non è come da noi. Cioè fanno i carri, però non è che tutti si vestono come da noi. E quindi sono curiosa di sapere se qualcuno di voi si sta già organizzando per Carnevale, se sì, che cosa fate e da come vi vestite. Io adoro andare a vedere le parate con i carri di Carnevale, vi giuro, è una cosa che proprio mi rende felice. Cioè il Carnevale è sempre stato per me un po' quella pausa invernale nei mesi in cui non succede niente, ma c'è il carnevale che in quei mesi ti dà allegria. Quindi, e io mi sono sempre, 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 sempre vestita ogni anno in maschera a carnevale, assolutamente. E vi devo dire, è una cosa che mi manca. Questa è proprio una cosa che vorrei vivermi in Italia il carnevale, però appunto quest'anno non lo so, l'anno prossimo sicuramente.
Ieri, ragazzi, sono rimasta sveglia fino a tardissimo a montare il mukbang che sto per andare online, in cui tra l'altro vi parlo anche appunto di questo ragazzo che non so come chiamarlo, che sto frequentando, come volete dire, con cui sto. E sono un po' emozionata al fatto che oggi alle 17:30 appunto ve ne parlo, perché il video sarà online alle 17:30, quindi sono sempre felice di condividere la mia vita con voi. So che vi incuriosisce moltissimo, ma è anche un piacere per me comunque coinvolgervi nella mia vita, sappiatelo. Non è una cosa che ho mai sentito forzata, anzi mi è sempre piaciuto perché non mi vedo su un piedistallo con voi sotto, ma mi vedo assolutamente allo stesso livello. E quindi, come farei con degli amici? Mi piace condividere, insomma, la mia vita, le mie giornate, gli avvenimenti belli, gli avvenimenti meno belli e tutto quanto con voi. Mascara applico questo di Giorgio Armani, era parte del calendario dell'avvento di Giorgio Armani. L'ho provato ieri per la prima volta e ero convinta che mi sarebbe piaciuto perché i mascara che hanno le setole corte e lo scovolino in silicone di solito mi piacciono, ma questo mi sembra decisamente tipo troppo bagnato, cioè sbava. Adesso riproviamoci e vediamo. Come rossetto applico questo di MAC, il Love You Back. Adoro questo rossetto, lo indossavo sempre tantissimo prima di iniziare ad utilizzare l'autoabbronzante. Può essere che io sia un pochino troppo abbronzata adesso per questo rossetto, proviamo e vediamo. In realtà ho le labbra tremendamente secche, ragazzi, e non riesco a mettere solo la matita, che di solito mi piace applicare la matita e basta, ma mi secca un pochino troppo le labbra, quindi devo per forza andare di rossetto. Anche se questo è matto, quindi non è super 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 idratante, ma sempre meglio della matita e basta. Non ne sono sicura in realtà. Che cosa ne dite voi? Secondo voi mi sto bene anche con la carnagione che ho in questo momento? Io lo vedo molto molto chiaro, quindi non ne sono tanto certa, però il colore è stupendo, io adoro questo rossetto. Trucco comunque completato, molto molto easy, anche outfit molto molto easy oggi, ho semplicemente questa felpa Nike con i jeans. E let's go ragazzi, andiamo, anche perché voglio godermi ancora un po' di luce, perché qui fa buio veramente prestissimo e quindi voglio godermi un po' di sole. Che meraviglia ragazzi. È bellissimo, stanno con il sole. Devo attraversare ancora questo canale e poi siamo praticamente arrivati al posto dove devo ritirare il pacchetto. Qui altro albero di Natale. Adoro. Se vi mancano le cose turistiche di Amsterdam, qui c'è il Cheese Museum, il museo del formaggio. Questa, lo sapete, è la mia zona preferita, la zona dello Jordan con i canali. Ed è bellissimo che la città sia praticamente vuota perché tutti i turisti dopo Capodanno sono tornati a casa e adesso la città è veramente super 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 tranquilla. Non era un pacco soltanto, erano due pesantissimi, quindi adesso sto aspettando Uber perché non posso, cioè il ragazzo del negozio letteralmente mi ha portato fuori i pacchi perché io non ce la facevo, quindi top. Mi sono fermata in una caffetteria a prendere un fresh mint tea e un tè alla menta. Sono foglie di menta e acqua bollente, praticamente ci ho aggiunto un po' di miele, così mi scaldo nel frattempo. Però questa passeggiata me la sto godendo veramente tantissimo. Ho recuperato anche un altro pacchetto, quello di Pixi. Ta-da! Eccolo qua, tra l'altro, che figata. Era una piccolissima boutique tipo di abbigliamento. Quindi parlando con la ragazza in inglese faccio sì, mi sa che hanno consegnato qui un pacchetto per me e mi fa, tipo stavo cercando il bigliettino, mi fa non ti preoccupare, io sono italiana, in inglese me l'ha detto, io sono italiana, mi prendo il mio tempo, non ti preoccupare, fai con calma, e faccio anch'io sono italiana, e quindi non se l'aspettava, mi fa ma non sembri italiana, e faccio mi dicono tutti così, però è così, e quindi è stata una bella chiacchierata proprio scoprire così, non lo so, quando ci si incontra tra italiani all'estero.
è sempre super piacevole, quindi tornerò in questa boutique perché aveva delle cosine molto molto carine. Mentre Denver sta facendo il suo spuntino pomeridiano, pre-cena diciamo, perché altrimenti non mi molla, non la smette di gridare, volevo spacchettare con voi il pacchettino che abbiamo appena ritirato da Pixie Beauty. Vediamo che cosa c'è. Oh wow, ok, c'è l'intera Clarity Collection e sono tutti prodottini skincare. Molto interessante questo cleanser, questo detergente che contiene acido salicilico, è fantastico contro i brufoli per un effetto esfoliante ma delicato. E stessa cosa abbiamo con acido salicilico il tonico Clarity Tonic. Poi c'è questo siero Clarity Concentrate. Abbiamo anche la Clarity Lotion, che è un idratante oil free, fantastico questo. E poi c'è Zero Zit, che è invece un prodottino da applicare direttamente sui brufoli per farli passare più in fretta. Quindi abbiamo tutta la gamma di skincare, step 1, step 2, step 3, step 4 e step 5. Naturalmente sono prodotti più consigliati a chi ha una pelle a tendenza acneica o comunque pelle mista e grassa, potrebbero essere troppo aggressivi per le pelli secche, ma magari utilizzati individualmente, ad esempio questo mi ispira un sacco e penso che si possa utilizzare su qualsiasi tipo di pelle, proprio perché è appunto un trattamento spot per i brufoli. Molto molto curiosa di provarli questi prodotti, anche perché mi sto trovando veramente benissimo con tutti i prodotti Pixie che provo. In particolare adoro la loro linea al retinolo. Provatela ragazzi, perché sono prodotti fantastici. Altra cosina che mi è arrivata, questa da parte dei miei genitori, non vedevo l'ora che arrivasse perché mi hanno mandato un sacco di roba buona. Allora, a parte mio papà che ogni anno mi deve mandare o regalare comunque un calendario sloveno, perché devo sempre avere il calendario in sloveno. E poi, allora, mia mamma mi ha spedito anche tutte le robe che avevo lasciato da lei, che mi aveva regalato Goran Wheeler, perché erano troppo grandi da portare nel bagaglio a mano, perché sono massimo 100 ml, quindi avevo solo il bagaglio a mano e questa, tipo, come potete vedere, sono 200. Peccato che si è tutto un po' spiaccicato, onestamente. Devo sgridarli i miei genitori per come mandano la roba, perché cioè non è che sia proprio il massimo. Comunque sì, un sacco di prodotti capelli che avevo lasciato giù. Alcune cosine che mi erano arrivate anche da Sephora, come questa luce notturna, penso sia una luce notturna, che non ero riuscita a portare con me nel bagaglio. E poi cosine dall'Italia che qui mi mancano da impazzire, ovvero Fonzies Chipster, la roba più sana al mondo, Chipster. Poi Sughi Barilla, questo all'arrabbiata, due all'arrabbiata. Poi mi hanno spedito il ragù, quanto mi manca il ragù dello Star, qui non esiste. Poi altra cosa che mi manca sono i risotti pronti della Knorr alla milanese, che è il mio preferito. Poi pasta orecchiette. Questa ragazzi, questa non vedevo l'ora, non vedevo l'ora di riaverla tra le mie mani. Sì, oh mio Dio, quanto mi mancava la crema spalmabile pan di stelle. Mio Dio, è buonissima. Ancora più spalmabile? In che senso? Ok, la proverò. Comunque, felicissima. E poi altro ragù. Questo che cos'è? Altri prodotti per capelli. E un'altra cosa che mi mancava tantissimo, non riuscivo a trovarla, non riesco a trovarla qui, è la pasta a forma di ruota. Cioè io vi giuro, le ruote non potevo stare senza. E basta, praticamente qui ci sono altri prodottini, ma molto contenta. Nel frattempo ho acceso anche una candela profumata, questa è la All Is Bright di Yankee Candle, mi sa che l'abbiamo comprata assieme e ormai è quasi finita, ma io adoro la profumazione di questa candela, adoro, molto festiva. E una volta finita quella Yankee Candle, accenderò questa che mi è stata inviata da Sephora, l'Elevating Candle. Nel frattempo mi è arrivata anche la spesa, approfitto per farvi vedere quello che ho preso. In realtà non ho fatto una spesa poi così grande stavolta, quindi non è che ci sia tantissima roba. Ho preso
tantissimi Lipton Ice Tea alla pesca, zero zuccheri, sono molto buoni. Poi ho preso, vabbè, questi li conoscete, sono i Coco Pops, li adoro da quando sono piccola, quindi ogni tanto li riprendo. Poi, allora, questo in realtà non l'ho ordinato ed è uno dei regali, lo sapete, qui il supermercato spesso ti regala roba, specialmente quando ci sono tipo delle novità per fartele provare, e stavolta mi hanno spedito questi Cup Noodles Tasty Chicken, sono tipo dei noodles al pollo. Poi ho preso questa, è... ciao gatta Stellina, ciao gatta Stellina, è passata a fare un salutino. Ho preso questa che è tipo una panna da cucina, però è un po' più liquida rispetto alla nostra, purtroppo. Io preferisco quella italiana che è un pochino più densa, però il sapore praticamente è lo stesso. Poi ho preso 2 litri di latte rigorosamente senza lattosio. E poi ho preso miele, perché dopo, aiuto, dopo essere stata male l'ho finito, perché quando sto male vado avanti di latte e miele e tè e miele praticamente. Mi sembrava un buon marchio, non so perché, se me lo ricordo da qualche parte, però sì, ho preso questo. Poi ho preso i tortellini, perché altra cosa che non ho più sono i tortellini, perché quando stavo male ho mangiato praticamente solo tortellini in brodo. Questi sono sempre quelli strani, tipo al gusto carne, e però c'è la mortadella disegnata. Poi ho preso... le Kinder, queste sarebbero Kinder cereali, o si chiamano Country anche da noi adesso, non ne sono certa, comunque le Kinder Country. È arrivato anche il signor gatto Denver a salutarci, perché quando c'è cibo loro non mancano mai. Poi ho preso l'origano perché l'ho finito, è una spezia che finisco molto in fretta perché ne metto a chili sulla pizza. E poi ho preso questa salsa... al basilico. E una cosa che trovo qui, non so se c'è in Italia, ma mi fanno impazzire, sono i tuc al bacon, ragazzi, vi giuro, sono buonissimi. Fatemi sapere se si trovano da noi, che questa cosa mi incuriosisce. Io me li ricordo solo normali, i tuc in Italia, però forse mi sbaglio io. E poi, vabbè, basta, ci sono i sacchettini, insomma, per la lettiera dei gatti, niente di che. Vediamo invece tra le cosine fresche. Poi ho preso i muffin al cioccolato. Ragazzi, questi sono strabuoni, hanno tantissimi pezzettoni di cioccolato. E poi qui ci sono invece le cosine del banco frigo. Come potete vedere, ho preso un sacco di Starbucks, il white chocolate mocha natalizio, fino a quando ancora lo trovo. Poi ho preso lo yogurt, questo sarebbe tipo il nostro Danone, presumo, si chiama Danio, ed è buonissimo questo in realtà, la stracciatella. Ah, poi questo invece, questa è un'altra cosa che mi hanno regalato, il nuovo Actimel Kids alla fragola e alla banana. Poi ho preso i gamberetti. E poi, allora, questo è un dessert, è una mousse al cioccolato buonissima. E poi ho preso carote, lamponi, 2 confezioni di prosciutto crudo. E poi questi, che sono buonissimi, è una pasta fresca con gamberi e polpa di granchio, ragazzi. Sono alla fine del mondo, vi giuro, sono direi quasi al livello della nostra pasta fresca in Italia. E poi, ah sì, poi ho preso la spremuta, sì, è un po' un casino, la spremuta fresca all'arancia. E poi sempre di Starbucks ho preso anche il frappuccino Mocha Delight, sempre versione natalizia. Gatta Stellina, Gatta Stellina, sei imbustata da sola, dove vuoi che ti mandi? Ah? Dove ti spedisco? Ti sei imbustata? Che brava, non è uno scatolone ma diciamo che ci si avvicina abbastanza. che brava Gatta Stellina. Vedete, io gli compro tutte le cucce morbidose, tutte comode, belle, e lei va a dormire, si mette nella busta di carta. La Tastellina sta a malapena sopportando il fatto che Denver sia vicino. Che bravo! Ok, mia family, io adesso mi preparerò la cenetta, niente di che in realtà, penso che farò la pasta fresca, quella con i gamberi e la polpa di granchio, e poi mi metto subito al montaggio di questo video, così domani
17:30 è online, ce lo programmo stasera prima di andare a dormire, così poi sono sicurissima che è online puntuale alle 17:30. Quindi mio family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto. Come al solito, se è così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando. Vi mando un bacio enorme, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e io vi aspetto domani sempre puntuali 17:30 con un nuovo video.